Ai microfoni di Ok Siena siamo con il centravanti della Penese Giacomo Mammetti, e qui chiediamo, ecco Giacomo, grande prestazione contro il Viareggio condita con una tua pregevole doppietta. Sì, è un risultato che ci voleva perché comunque stavamo giocando bene e non stavamo facendo punti, anzi. E quindi questa doppietta insieme agli altri gol è servita per portare punti, bottino pieno e soprattutto entusiasmo, da qui alla fine mancano 10 finali. Ecco, la tua doppietta ce la vuoi raccontare? Il primo gol era venuto in maniera fortuita, la seconda con un grande stacco aereo. Se non sbaglio sono già 8 centri stagionali. Sì, la prima occasione, diciamo, è stato un errore del portiere, sono stato comunque bravo a crederci e a fare gol. Nella seconda invece è stata una giocata dove comunque Rinaldini ha visto il mio smarcamento in area e poi, vabbè, ha fatto un bel gol. Hai già scommesso qualcosa, un gol con Rinaldini che vincerà la classifica marcatori tra voi, oppure ancora è tutto aperto? No, no, non abbiamo scommesso nulla, anzi, nel senso. Più gol facciamo e meglio è per la squadra, quindi se da qua alla fine Rina dovesse fare 5-6 gol, anche Ciccio, io non segnare più, l'importante è comunque cercare di centrare l'obiettivo, è quello della salvezza tranquilla, matematica. Ecco, cosa vi ha trasmesso mister Jacobelli o il tuo ricordo di mister Puccino? Ma comunque mister Jacobelli ci ha trasmesso comunque l'umiltà e la voglia di lottare su ogni pallone perché comunque è da poco tempo che sta con noi, quindi comunque ha fatto leva su quelle cose che magari in questo momento ci mancavano. Invece del mister Fucica comunque io ci sento un bel ricordo perché comunque noi giocavamo molto bene anche con lui. L'unica cosa che magari ecco, eravamo in quel momento meno concreti, non che adesso ne siamo di più, magari è anche un discorso anche di casualità. Staremo a vedere con le prossime partite differenza. Ok, come vedi la lotta per non retrocedere, la Penese si è avvicinata alla griglia per evitare il play-out, adesso trasferta insidiosa contro il Foligno, che partita sarà, che ciclo di partite sarà? Vabbè, sicuramente da qua alla fine noi non dobbiamo più guardare in faccia a nessuno, Foligno, Gavorrani, chiunque sia. Dobbiamo pensare a fare punti il prima possibile, soprattutto perché le ultime partite, lo sai come sono partite che lasciano il tempo che trovano. E quindi sicuramente troveremo una squadra che era partita con dei pronostici diversi del campionato, inizio campionato, e comunque penso che Foligno puntava sicuramente qualcosa di più di quello che sta facendo quest'anno. E dobbiamo comunque continuare a muovere la classifica e cercare di raggruppare il gruppetto lassù. Anche perché ci sarà da riscattare brutto con per 4-2 dell'andata. Sì, ci sarà di riscattare quel 4-2 che sinceramente brucia ancora perché comunque mi ricordo bene come è andata quella partita e quindi bisogna fare un 4-2 fuori casa noi. Certo, infine te sei da quest'anno a Biancastagnaia, come ti trovi, il tuo ambientamento, chi sei fuori dal campo? Ma guarda, sinceramente ci ho messo poco a ambientarmi, che comunque sono un ragazzo che vive per il calcio e quindi non ha stravizi particolari, quindi qua chi è quassù pensa solo al calcio, pensa comunque alla bella settimana e di conseguenza a dedicarsi al calcio. Con l'unica differenza che magari se le cose non vanno come dovrebbero andare, è meno sfoghi per cercare di non pensare alla gara, ecco, quello sì, un po' più difficile, però per il resto sto bene, mi sono messo bene.